Mi chiamo Bruno Coppi, ho fatto l'università a Pavia come allievo del Collegio Ghislieri e poi al Politecnico di Milano. Sono andato a Princeton alla fine del 61, l'università di Princeton. Poi sono diventato professore al Massachusetts Institute of Technology. E le cose di cui mi occupo vanno dall'astrofisica allo spazio a nuove sorgenti di energia. È ben noto a tutti che c'è un problema molto grave con il clima e devo dire che di questi problemi abbiamo cominciato a parlare molto a fondo a Trieste già quasi 50 anni fa. Una delle soluzioni al problema del clima, che ormai è arrivato a un punto molto critico, è di avere delle sorgenti di energia nucleare nuova, come quella da fusione, che è l'energia delle stelle, che ha delle caratteristiche molto più attraenti dell'energia da fissione. Il progetto più avanzato in questo campo è il frutto di anni di lavoro all'MIT, di un programma che si chiama Alcator, Alto Campo Taurus, e questo programma si chiama Ignitor, è la prima dimostrazione sulla Terra che si può confinare un cosiddetto plasma, una miscela, che brucia come bruciano le stelle, come ha bruciato l'universo al tempo della sua evoluzione. Per questo ci incontriamo in Italia ogni 40 giorni, abbiamo un gruppo di ingegneria, di persone molto valide e di persone altrettanto valide per la fisica. Questo è il motivo per cui mi trovo in Italia in questa settimana. Un consiglio che darei ai giovani italiani e che può essere per cui l'esempio dei campus americani può essere utile, e di guardare avanti a discipline diverse. In Europa si tende di più a coltivare discipline che sono esistite per decenni, eccetera. E sono discipline come lo spazio, adesso il clima, l'energia in generale, eccetera, che hanno bisogno di nuove energie. Quindi sarebbe bene che queste discipline spesso non hanno un premio Nobel, non sono considerate illustri, ma veramente hanno degli sviluppi che sono molto importanti. E devo dire, spesso in Europa si privilegia un tipo di scienza che noi chiamiamo riduzionistica, nel senso che è come se uno guarda la cattedrale di Notre Dame, uno va a studiare le proprietà dei granelli, dei mattoni che costituiscono la cattedrale, ma tutto il grande disegno viene trascurato. Cioè, anche l'universo, eccetera, va visto in questo modo globale, e questa è una cosa che viene in cui le università americane hanno dato veramente l'esempio.